grazie a tutti e complimenti anche per l'organizzazione e per l'ospitalità. Innanzitutto, prima di entrare nel tema che mi è stato affidato, alcune considerazioni sono d'obbligo per anche approfondire alcune prospettive che, come diceva Fabio, erano state già delineate prima ancora della crisi. Per quanto riguarda la prima considerazione che faceva Fabio, ritornare un attimo sul suo grafico, il puntino all'interno di una pagina bianca. È chiaro che nel momento in cui c'è da affrontare una crisi economica, una crisi finanziaria, una crisi emergenziale, occorre avere visione, lo diceva anche Einstein. Il problema è se la nostra visione si concentra sul puntino o si deve concentrare sulla parte bianca del foglio. È chiaro che una visione per consentire il superamento della crisi si deve concentrare sulla parte bianca del foglio. È lì che vanno trovate le soluzioni, soprattutto perché quella parte bianca ci permette di scrivere soluzioni nuove, mai sperimentate. E quindi la visione significa avere il coraggio di scrivere nuove strade, di sperimentare soprattutto nuove strade. Poi un'ulteriore considerazione, come diceva Fabio, la caduta del PIL, il PIL prima della crisi pandemica. Noi abbiamo avuto sempre problemi di crescita, siamo sempre cresciuti meno rispetto agli altri paesi europei. Però oggi c'è una novità. Perché? Perché dal 2019-20-21 noi abbiamo sperimentato forse nuove strade, ma finalmente cresciamo più degli altri. Siamo ormai diventati la locomotiva europea. Stiamo crescendo al 6,3%, non lo sta facendo la Germania, non lo sta facendo la Francia. Quindi significa che qualcosa forse delle nostre azioni politiche, dei nuovi strumenti che sono stati introdotti, delle nuove prospettive, qualcosa è cambiato rispetto al passato. Fabio diceva, 2012-2018 è stata annunciata una politica espansiva, però ahimè, così come diceva Fabio, questa politica espansiva ha prodotto solo tanto denaro che è confluito nei mercati finanziari. Noi lo denunciammo già il 29 gennaio del 2019. Io con molta sorpresa, prima di venire qui, ho rivisto il video di quel convegno. Già in quel video, a questo punto invito anche voi tutti a rivedere un po' tutti gli interventi, andammo un attimo a delineare i percorsi che era necessario già fare prima e che poi in parte quegli scenari e quelle prospettive sono state anche sperimentate in piena pandemia e in piena emergenza. E oggi quindi, dato che il nostro PIL sta crescendo di più degli altri paesi europei, a questo punto dobbiamo chiederci il perché stiamo crescendo più degli altri. Forse perché stiamo sì già l'avevamo già fatto nel 2019, però con maggior forza l'abbiamo fatto poi nel corso del 2020, quello di adottare sì delle politiche espansive, però queste politiche espansive noi le abbiamo poi dirottate e concentrate verso l'economia reale, perché lì è la chiave di volta, cioè far arrivare le risorse nell'economia reale. Non solo a finanziare la spesa corrente, ma soprattutto a finanziare la spesa infrastrutturale. È proprio lì, secondo me, la chiave di volta di questo cambio di paradigma che Fabio annunciava come necessità. Cioè, se noi andiamo a vedere la politica degli investimenti, io mi sono occupato quando ero a Palazzo Chigi della programmazione economica, avevo una delega agli investimenti pubblici. Ora, nell'anno 2020 gli investimenti pubblici in Italia sono aumentati del 5,4%, non aumentavano da oltre 30 anni con quella forza. E
È chiaro che c'è stato un lavoro non solo di accelerazione con una serie di decreti che abbiamo introdotto, tra cui il decreto semplificazione, poi abbiamo cambiato anche alcune regole e alcune riforme all'interno del CIPE, abbiamo introdotto l'attività di monitoraggio degli investimenti pubblici che mancava in Italia. Io personalmente, quando mi sono insediato al Dipartimento di Programmazione Economica, da buon economista aziendale, da buon ragioniere, mi aspettavo una contabilità degli investimenti pubblici, mancava una contabilità degli investimenti pubblici e nel decreto semplificazione è stata introdotta una riforma che obbliga la tenuta della contabilità degli investimenti pubblici. Quindi noi siamo riusciti nell'anno 2020 a dirottare questa politica espansiva verso gli investimenti, soprattutto infrastrutturali, con quell'incremento che dicevo prima, e poi attraverso alcuni strumenti innovativi di cui avevamo già fatto cenno a gennaio 2019, che poi tutti insieme, quindi siamo qui presenti proprio nella stessa squadra in cui ci siamo presentati, in quel manifesto, a questo punto il 29 gennaio 2019, il manifesto in cui noi abbiamo già delineato poi quali dovevano essere i caratteri di questo piano di autofinanziamento interno, che poi ufficialmente vedevo un po' la stampa, mi sono divertito proprio prima di venire qui a stamparmi un po' di articoli di giornale, lo annunciammo a fine marzo 2020, quindi noi in quell'anno lì abbiamo sviluppato tutta una serie di conoscenze, abbiamo fatto degli approfondimenti e poi abbiamo introdotto anche degli strumenti. Ora, fatta questa parentesi in premessa, ne faccio un'altra di premessa importante, perché il titolo di oggi, di quest'oggi, è un altro manifesto come il piano di autofinanziamento interno, l'economia della persona. Sabrina accennava al soddisfacimento dei bisogni. Ora, in qualsiasi libro di economia, in qualsiasi libro di economia aziendale, la prima pagina che si trova in qualsiasi trattato di economia, che forse molti economisti, molti miei colleghi, molti esperti dimenticano, molti politici dimenticano, che l'economia è uno strumento per il benessere dell'uomo e per migliorare il benessere dell'uomo. Quindi l'economia è uno strumento che serve per migliorare la qualità di vita delle persone. Ora, questo è l'obiettivo essenziale, che forse in tutti questi secoli, forse l'uomo e le persone l'hanno un attimo dimenticato. E quindi oggi non solo andiamo a sottolineare l'importanza dell'economia per le persone, ma andiamo poi a introdurre due aspetti importanti di cui l'economia non può oggi fare a meno, ovvero l'innovazione da una parte e la tecnologia. È chiaro che l'innovazione e la tecnologia hanno fatto sempre parte dell'economia. È chiaro che c'è stata un'evoluzione dell'economia e di conseguenza un'evoluzione dell'innovazione e della tecnologia, che devono andare di pari passo. Laddove questa evoluzione reciproca e sistemica tra questi tre aspetti, l'economia, l'innovazione e la tecnologia, se questi tre elementi essenziali, sistemici, sinergici, non vanno di pari passo, è chiaro che l'economia non cresce. E l'economia non diventa sostenibile e l'economia non diventa finalizzata poi a creare quel benessere duraturo per l'uomo. Ora, a questo punto, noi cosa abbiamo registrato in questi anni? Lo diceva Fabio poc'anzi. Abbiamo alimentato un'economia del debito, un'economia basata sull'austerity, poi c'è stato un periodo in cui sì, c'è stata una economia che si basava su una politica espansiva, però che ha ingrassato più i mercati finanziari che non il sistema economico inteso come sistema produttivo. È chiaro che qui c'è, oggi si registra un paradigma che rispetto ai trattati, rispetto diciamo a ciò che l'economia ha sviluppato nel corso dei secoli, si è capovolto. Cioè la finanza è stata sempre intesa, e se noi prendiamo qualsiasi libro di economia, la finanza è uno strumento dell'economia.
e non viceversa. Oggi questo paradigma è cambiato. È la finanza che ormai non solo detta le regole all'economia, ma detta le regole addirittura alla politica, detta le regole allo Stato. E questo, diciamo, costituisce il vero e insormontabile oggi ostacolo che non permette di raggiungere quella cosiddetta economia sociale del benessere della persona. Si faceva riferimento all'Europa, un'Europa che è nata sotto l'obiettivo di realizzare un'economia sociale, ma ci domandiamo, abbiamo realizzato un'economia sociale in termini di Europa o abbiamo realizzato un'Europa solo e esclusivamente di natura finanziaria? Perché questo è un altro aspetto che meriterebbe anche di essere approfondito. Ora, detto questo, è chiaro che noi oggi abbiamo diciamo, abbiamo due montagne, una piccola che è l'economia della produzione, e una montagna invece che non è ferma, che diventa sempre più grande, che è l'economia della finanza. Ora, la finanza drena circa l'80%, 80-85%, se noi vediamo le curve, diciamo, questa montagna di denaro che dall'economia reale va verso la finanza è in continua crescita. Quindi oltre il 80-85% del PIL che si crea, dobbiamo chiederci dove va a finire. L'85% va nell'economia della finanza, va nella finanza, soprattutto in quella finanza speculativa, dove lì non si realizza, soprattutto nei mercati secondari, non si realizza nessuna distribuzione del benessere e della ricchezza. Lì è come dicemmo il 29 gennaio del 2019, è come se fosse un gioco, lo definimmo un gioco delle carte, di azzardo, dove uno vince e uno perde. Quindi c'è un vantaggio a questo punto nell'andare a investire risorse nel mercato finanziario, vantaggi soprattutto di origine fiscale, vantaggi di accumulare ricchezza che poi a quella ricchezza si associa la politica della rendita, no? Che non concorre a quel punto, sia la rendita sia la speculazione a consentire quella politica che deve essere alla base di un'economia sociale, quella della distribuzione della ricchezza. Quindi noi dobbiamo cercare un attimo di rendere più competitivo il sistema della produzione. È vero che nel sistema della produzione c'è il fattore rischio che è presente comunque anche nel mercato finanziario, però oggi forse una serie di aspetti, soprattutto di natura fiscale e soprattutto di aspetti legati al fatto che anche nelle aziende medio-grandi, quelle le cosiddette public company, quelle orientate al mercato finanziario. Qui si è perso la politica industriale, ce ne accorgiamo da tutte le nostre aziende che vanno in crisi. Pensiamo ad Alitalia, oggi pensiamo a Telecom Team, dove se noi andiamo a vedere l'estrazione dei manager, anche quelli individuati dalla pubblica amministrazione, sono tutti manager che vengono dal mercato finanziario, vengono dalla finanza. Ma in un'azienda, la prima cosa è salvaguardare il core business che è legato all'attività produttiva. E quindi diventa importante oggi, al fine di avere quella visione, cambiare anche il paradigma della prospettiva all'interno delle aziende. Cioè i manager pubblici, i manager di grandi aziende a rilevanza pubblica, devono a questo punto, più che essere di estrazione finanziaria, devono essere soprattutto di estrazione industriale e poi ridimensionare la finanza quale strumento dell'economia della produzione. Ora andiamo al tema di oggi. A questo punto il tema di oggi è legato alla crisi, il concetto di crisi, l'abbiamo scoperto con la crisi sanitaria, che però ha evidenziato la fragilità del nostro sistema non solo sanitario, che bene o male ha retto grazie anche a una serie di limitazioni delle libertà. Ma
la fragilità soprattutto del sistema finanziario e del sistema produttivo. Ora, questa fragilità è chiaro che ha fatto venir meno ad una serie di certezze che erano presenti in alcuni politici, in alcuni ambienti politici, erano presenti in alcuni anche accademici, economisti, che avevano sempre puntato su quella politica di austerity, su quel patto di stabilità, su quei parametri rigidi e poco flessibili del rapporto debito-PIL. Ora però la crisi pandemica ha fatto scoprire la cosiddetta acqua calda, cioè in nessun trattato economico quei parametri avevano una giustificazione cosiddetta scientifica. Quindi questo ci ha permesso oggi di affrontare la crisi del 2020 in maniera diversa rispetto a quella del 2007-2008. Ora, come si diceva, abbiamo a questo punto di fronte un futuro da disegnare, però da disegnare non all'interno di quel punto, abbiamo detto dobbiamo disegnarlo fuori dal punto, cioè la visione è in quello spazio bianco. Allora, a questo punto io provo un attimo a tracciare alcuni punti che adesso nel sentire anche gli altri colleghi mi sono venuti in mente. Quali sono quindi i principali problemi economici del futuro? Allora, da una parte si parla di una crescita che sia duratura e sostenibile. Quante volte l'abbiamo sentito, no, in questi mesi. È chiaro che per avere questa crescita duratura e sostenibile noi dobbiamo puntare molto sulla produttività e sull'efficienza delle nostre imprese e della nostra pubblica amministrazione. Dobbiamo poi rendere sostenibile il debito pubblico. E quindi qui è un altro tema importante, come renderlo sostenibile e come ridurlo nel tempo il debito pubblico. E abbiamo visto dai grafici di Fabio che il debito pubblico nel mondo cresce sempre, non si ridurrà mai. E quindi nasce il problema a questo punto, chi trae vantaggio dal fatto che il debito pubblico mondiale aumenta? Aumenta forse a vantaggio di quell'1%, quello che diceva Fabio, l'altro 99% sta lì a subire sacrifici per rendere poi pagabile, quindi non sostenibile, pagabile quel debito, perché produce interessi, e quindi quella formula che denunciammo nel 2019, cioè l'interesse più interesse, cioè il debito più interesse diventa un debito ancora maggiore. E quindi il problema della leva cosiddetta del debito, la trappola del debito. Poi abbiamo il problema dell'inflazione, che da sempre l'inflazione controllata è il cosiddetto sale dell'economia, è quel sale che fa diventare anche l'economia più frizzante e quindi stimola anche gli scambi economici, che sono alla base poi del benessere e alla base dell'economia. È chiaro che oggi l'inflazione l'abbiamo scoperta dopo tanti anni di deflazione. Abbiamo pompato risorse con quella politica espansiva per avere un po' di inflazione, non ci siamo mai riusciti. Avevamo sempre periodi di deflazione. Oggi quella politica espansiva di cui parlavamo prima ha permesso all'economia realmente di avere quelle risorse finanziarie per alimentare quella leva importante per l'economia, quel sale importante per l'economia. È chiaro che oggi abbiamo questa inflazione che preoccupa, ma preoccupa perché si è manifestata e si è concentrata in un periodo ristretto di tempo. Però, come sostengono i principali economisti, sarà temporanea perché è legato soprattutto all'aumento di alcune materie prime, in particolar modo all'aumento del costo dell'energia. E poi dovremmo un attimo aprire un'altra parentesi per capire perché solo oggi
il problema dell'energia, del costo dell'energia diciamo, è un problema di carattere nazionale, dove già si prospetta uno stanziamento di oltre 10 miliardi l'anno per tenere basse le bollette dei cittadini italiani. E quindi qua bisogna capire, ma è un problema che manca un piano di autosufficienza, manca un piano energetico, mancano gli investimenti, ci sono delle relazioni con l'estero che non sono state, diciamo, conservate, mantenute o approfondite, tutta una serie di aspetti che andrebbero approfonditi. Poi abbiamo il quarto tema, per quanto riguarda sempre il tema della prospettiva, è la politica dei tassi di interesse, perché questo sarà un altro problema che noi dovremmo un attimo anche tener conto nelle scelte della politica economica e monetaria. Perché qui, ne parlavamo proprio questa mattina, in tutti questi anni, io personalmente quando già c'era questo fenomeno e svolgevo un'altra attività rispetto a quella attuale, quando andavo in aula con i miei studenti, io ero forte imbarazzo nello spiegare ai miei studenti dove in qualsiasi libro di economia al capitale si affianca sempre un rendimento sotto forma generalmente di interesse. Questa è la base, diciamo, di ciò che viene spiegato ad uno studente iscritto al primo anno. Oggi a quella formula dobbiamo anche associare una formula differente, cioè che al capitale può essere associato un tasso negativo di interesse. Però per quanto tempo questo avverrà? E questo dimostra la disfunzione del mercato finanziario, cioè nel mercato finanziario c'è talmente tanto denaro che tra domanda e offerta si produce un tasso negativo, cioè il titolare del capitale che presta 100 euro oggi è disposto domani a riceverne 95, a ricevere 90, quindi a perdere anche parte del capitale. Quindi immaginiamo l'assurdità del paradigma. Però viviamo questo contesto. E quindi la politica degli interessi, che poi è quella leva di contrasto cioè principale che chi opera con la leva monetaria adotta, è lo strumento per contrastare l'inflazione. Infatti in America già stanno pensando, hanno già provveduto a programmare l'aumento del tasso di interesse della Fed tra qualche tempo. Ora, queste saranno, diciamo, le principali problematiche. Andiamo a questo punto a vedere cosa noi abbiamo fatto nell'ambito di questo anno da quando è scoppiata la pandemia. Noi abbiamo innanzitutto introdotto una serie di strumenti innovativi. Uno di questi è quello proprio della cessione del credito, cioè fiscale. Noi, come dicevamo, a marzo 2020, e qui è importante anche rimarcare quello che si disse in quel periodo, e qui vorrei innanzitutto rimarcare quanto disse il 26 marzo 2020 Conte, cioè il Presidente del Consiglio, ex Presidente del Consiglio, all'inizio delle interlocuzioni con l'Europa, dove disse: se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato, allora voglio dirlo chiaro, non disturbatevi, ve lo potete tenere perché l'Italia non ne ha bisogno. Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a reagire alla crisi che stiamo per affrontare. Ora, quelle affermazioni diedero poi il là alla presentazione di un piano di autofinanziamento interno, cioè di un piano che permettesse di avere una politica espansiva a favore dell'economia reale e soprattutto una politica espansiva dove le risorse per poter finanziare quella politica che si intendeva realizzare a favore dell'economia reale si trovassero all'interno, quindi la cosiddetta autarchia finanziaria, senza creare altro debito pubblico, senza creare nuovo debito pubblico, basata su tre pilastri: quello della banca pubblica degli investimenti, quello
i conti correnti di risparmio e la cessione dei crediti fiscali. Ora, di questi tre pilastri, noi siamo riusciti nel decreto rilancio, quindi stiamo ad aprile 2020, che poi fu convertito fine maggio, se non ricordo male, 2020, che introducemmo a delle agevolazioni fiscali, a dei bonus edilizi che già c'erano, erano presenti nell'ordinamento fiscale italiano, quel principio, il principio della cessione dei crediti fiscali. Ora, quello è uno strumento innovativo che noi abbiamo introdotto, che, visti i dati che proprio recentemente sono stati pubblicati sul Sole 24 Ore, delle anticipazioni della ricerca fatta dal rapporto CRESME 2021, rapporto annuale sugli incentivi fiscali in edilizia, attestano la valenza innovativa dello strumento del principio della cessione dei crediti fiscali. Considerate che i crediti fiscali nell'edilizia ci sono da sempre, cioè ci sono da oltre 10 anni che l'edilizia ha delle agevolazioni, ma l'edilizia fino all'altro ieri continuava ad essere in crisi pur avendo delle agevolazioni. Quindi questo dimostra che un semplice strumento innovativo, che è quello di consentire di cedere un credito fiscale riconosciuto dall'ordinamento italiano, ha consentito di avere una leva di sviluppo economico. Ora, il rapporto CRESME 2021 attesta questo, cioè attesta che in Italia, grazie al principio della cessione dei crediti fiscali, introdotto, come dicevo, nel decreto rilancio, stiamo a marzo 2020, ha consentito di attivare nell'ambito del settore dell'edilizia 51 miliardi di pagamenti, cioè di transizioni, 51 miliardi. E nello stesso rapporto si attesta che a fronte dei 51 miliardi ci sono stati bonifici bancari attestati per 36 miliardi. 14 miliardi sono state le cessioni dei crediti fiscali. Ora basta questo rapporto per attestare il cosiddetto autofinanziamento di questa misura, cioè lo Stato ha rinunciato a entrate per 14 miliardi, però ha favorito scambi finanziari attestati da bonifici per 36 miliardi. Ora, questo è il rapporto. Ora, è chiaro che in questo rapporto si condensa, diciamo, tutta una serie di altri risultati, come quelli legati non solo alle assunzioni dirette che sono avvenute in questo anno, in base ai dati del rapporto CRESME, dove noi abbiamo avuto 510.000 assunzioni contro gli occupati erano nell'anno 2020 283.000, quindi abbiamo raddoppiato il numero degli occupati nell'ambito dell'edilizia. Considerate che nell'anno 2020 i pagamenti e quindi le transizioni nell'ambito edilizio, quindi con strumenti di pagamento, erano circa 24 miliardi, quindi i lavori che sono attestati dai pagamenti erano 24 miliardi e sono passati a 51. Gli occupati erano 283 mila, sono diventati 510 mila e con riferimento all'indotto il rapporto CRESME 2021 attesta che gli occupati diretti e indiretti dell'anno 2021 sino a dicembre saranno 764 mila unità. Questi sono numeri certi, attestati anche da pagamenti, da bonifici, da assunzioni che vengono attestati dall'INPS, dall'INAIL, quindi sono dati certi. Questo attesta, diciamo, la valenza di questo strumento. Ora vado alle mie conclusioni. Però prima c'era un altro aspetto importante, perché questo strumento ha favorito anche quello che è uno degli obiettivi che
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che l'emergenza sanitaria ha evidenziato, il problema climatico, perché attraverso il superbonus, il 110% e la cessione del credito fiscale, noi stiamo consentendo ai cittadini di realizzare a costo zero la transizione ecologica, energetica delle loro abitazioni. E quindi stiamo a questo punto consentendo ai cittadini, in maniera concreta e non il cosiddetto bla bla, di ridurre le emissioni degli inquinanti che le abitazioni producono, dai riscaldamenti, immaginiamo i condizionatori, quindi tutto ciò che riguarda il risparmio energetico e quindi anche il tema dell'ambiente, il tema anche del caro bollette, lo si risolve in questi termini. Anche perché considerate che 200 anni fa non esistevano i riscaldamenti, 200 anni fa non esisteva l'aria condizionata e quindi i condizionatori, però le case erano calde d'inverno ed erano fresche d'estate, quindi noi dobbiamo tornare ad avere quelle case che erano sostenibili, cosa che non è stato fatto negli ultimi 30 anni. Ora, un'ultima considerazione e poi vorrei terminare. Dov'è la scommessa adesso con riferimento a questo strumento innovativo? È estenderlo a tutti i crediti fiscali. Cioè noi ci stiamo provando. Ci stiamo provando con il superbonus imprese, cioè vorremmo che tutti i crediti fiscali legati a Transizione 4.0, legati agli investimenti nel Mezzogiorno, perché chi investe oggi nel Mezzogiorno ha un credito fiscale del 50% sugli investimenti. Chi investe nelle zone economiche speciali, le cosiddette aree ZES, di cui alcune sono nel Mezzogiorno e altre sono nel centro Italia, sono investimenti che godono anche quelli di crediti fiscali. Quindi noi vorremmo dare liquidità al mondo delle imprese, quindi all'economia reale. Se lo Stato riconosce a un'impresa un credito fiscale, ma per quale motivo questo credito fiscale l'impresa non lo può utilizzare in relazione ai benefici che questo principio dà loro? Voi immaginate che un'impresa, se ha la possibilità di cedere il credito fiscale o alle banche o con lo sconto in fattura, evita di indebitarsi e migliora rating, migliora la performance economica perché non deve pagare interessi, serve alla banca, perché a quel punto la banca, se acquisisce un credito, significa che farà un prestito a tasso zero. Un prestito senza rischi, perché poi sarà lo Stato che andrà a rimborsare la banca di quel credito. Immaginiamo noi le start-up innovative. Come facciamo a favorire le start-up innovative se qualsiasi start-up innovativa ha bisogno di capitali iniziali? E quindi c'è già un primo problema, un primo gap per favorire l'innovazione nel nostro Paese. Ma se noi affianchiamo la possibilità di dare loro solo la possibilità di compensare il credito fiscale con le imposte, qual è questa start-up che al suo nascere, dopo l'investimento, ha debiti fiscali tali da permettere l'utilizzazione del credito in compensazione? Sono veramente una percentuale irrisoria. E quindi questo principio fa bene alle imprese, fa bene alle start-up innovative, fa bene alle banche, come abbiamo visto, fa bene anche allo Stato, perché il rapporto è quello di creare una leva economica tale che si crea il cosiddetto autofinanziamento interno. A questo punto la scommessa è ampliare la cedibilità del credito fiscale a tutte le forme agevolative, quindi dai crediti d'imposta alle imprese, ma anche ai cittadini stessi, con riferimento, come dirà poi meglio il collega Emiliano, quello di consentire anche la possibilità di avere la detrazione fiscale riconosciuta direttamente sul conto corrente bancario del cittadino. Ora, qual è la partita da vincere? La partita da vincere è innanzitutto quella di introdurre degli strumenti innovativi, non tanto di riconoscimento del credito fiscale, ma la partita si giocherà nel fatto
che ci saranno delle istituzioni, mi riferisco da una parte alla ragioneria, dall'altra parte all'Istat, dall'altra parte all'Agenzia delle Entrate, che devono introdurre dei nuovi strumenti contabili per monitorare questo nuovo fenomeno. Vorrei ricordare che il nostro paese è stato l'inventore della moneta bancaria, 1300. Sempre in quegli anni abbiamo inventato la ragioneria e la contabilità. Oggi possiamo essere noi, diciamo, gli inventori di questi strumenti finanziari fiscali che vengono utilizzati come strumenti di pagamento. Grazie.